Un minuto con Padre Pio dal convento dei frati minori cappuccini di Sant'Anna a Foggia, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916, per parlarvi quest'oggi di un grande avvenimento che accadde a San Giovanni Rotondo dopo la morte di Padre Pio da Pietrelcina. Oggi vogliamo raccontarvi l'arrivo, la visita di Sua Santità Giovanni Paolo II a San Giovanni Rotondo. Era il 23 maggio del 1987. Di quel viaggio rimarrà nella storia e nella storia di Padre Pio quel momento significativo quando l'allora guardiano della fraternità, Padre Marciano Morra, insieme al generale dei frati minori cappuccini, accompagnò in cripta Sua Santità per un saluto, una preghiera al cappuccino di Pietrelcina. Beh, lui fece un gesto significativo, si inginocchiò sulla tomba di Padre Pio, cancellando di fatto il divieto del Sant'Uffizio di recarsi a San Giovanni Rotondo per motivo di devozione, emanato, pensate un po', il 24 luglio del 1924 e poi mai più revocato. Con la mano destra si appoggiò sul granito della tomba del venerato Padre Pio e rimase in ginocchio per circa 10 minuti, raccolto in preghiera. Poi insieme ai cappuccini fece una fotoricordo e, rivolgendosi proprio al padre generale Flavio Roberto Carraro, disse: adesso fatelo camminare questo Padre Pio, fatelo camminare.